Buongiorno, ben ritrovati sulle fonti TV. Dunque, 5 maggio, ehi fu, ma non sto parlando del DDL, cosiddetto DDL Zan, che è ancora vivo e lotta insieme a noi e per noi e per conto nostro, non senza qualche polemica che deriva dal fatto che in un paese in cui si discute di tutto, dai messaggi del Presidente della Repubblica che vengono sviscerati, passati al microscopio, applauditi o fischiati a seconda delle proprie convinzioni, alle encicliche del Santo Padre, persino le encicliche del Santo Padre vengono discusse pubblicamente in una maniera tale per cui il dibattito si arricchisce delle diverse voci che sui singoli precetti che il Santo Padre inserisce nelle sue encicliche, no? È giusto raccogliere opinioni che possono essere contrastanti, diverse all'interno dello stesso mondo cattolico, no? Ci possono essere sfumature di apprezzamenti nelle prese di posizione del Santo Padre. Insomma, siamo, grazie a Dio, in un'epoca ultra civilizzata in cui il dibattito dovrebbe essere sottratto a circoli ristretti e dovrebbe essere sottratto al fatto che in nome di una emergenza impellente, vera o presunta, bisogna tagliare per i campi, per cui bisogna fare una legge assolutamente di corsa, perché come nel caso del disegno di legge Zan, che non so quanti abbiano letto nella sua totalità, credo che la maggior parte di coloro che ne parlano non sappiano neanche di quanti articoli è composto il disegno di legge Zan. Peraltro, se volete potete andare in rete, è pubblicato, e leggete cosa dice, cosa prevede, di quanti articoli. In realtà è l'estensione della cosiddetta legge Mancino, perché se leggete il disegno di legge Zan, il cui titolo depositato, lo dico, è «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità». Infatti alcuni, la più parte dei comma dei diversi articoli del disegno Zan poi è un'estensione di leggi che ci sono già. Infatti si dice si aggiunge o si sostituisce a odio razziale o a motivi religiosi anche i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Bon, di questo parliamo oggi con una gradita ospite, la quale ieri ha scritto, ha fatto una serie di riflessioni che sono state pubblicate dalla Stampa di Torino, Stampa di Torino che oggi ospita due opinioni in netto contrasto con quanto sostenuto dal nostro ospite. Dopodiché uno potrebbe rilevare che si ha l'impressione, avendo a fronte di una presa di posizione due risposte, una delle due tiene ferma l'ospite e l'altra la mena, come si diceva una volta, ma insomma, glielo facciamo dire da lei. Marina Terragni, buongiorno. Buongiorno Antonello e buongiorno a chi ci guarda. Sì, Eccoci. oddio, non mi sento tanto suonata perché anzi, ho la sensazione che le mie colleghe, anzi la professoressa Saraceno, oggi insomma, mettano in campo un po' argomenti fuffosi e in modo un po' sconvolto, cioè perché per la prima volta ieri sul quotidiano, non era la prima, comunque insomma sul quotidiano La Stampa si è rotto il silenzio su quello che è il core, diciamo come si dice, il core business della legge Zan, che è il tema dell'identità di genere. L'abbiamo fatto pubblicando un sondaggio che abbiamo fatto in crowdfunding. Io e insieme a tante amiche abbiamo messo mano ai nostri portafogli per vedere un po' lo stato dell'arte, perché non lo faceva nessun altro, e abbiamo verificato che su alcuni temi che hanno a che fare con l'identità di genere c'è un dissenso decisamente maggioritario. Allora, vabbè, oggi per dare voce all'altra campana, però mette in campo soprattutto una delle due, è una, come dire, fuori classe, la
la professoressa Saraceno, ma gli argomenti sono deboli, nel senso che quello che continuano a dire che non è vero, non c'entra con il fatto di poter autodeterminare il proprio genere sessuale, che non è così, che serve a difendere i ragazzi e le ragazze omosessuali dagli ingiusti trattamenti, e non è questo, perché ne parlavo ieri con il PD. Il PDino Emanuele Fiano a Omnibus La 7, e lui riconosceva che il tema dell'identità di genere è sensibile. Poi Antonello, mi pare che tu hai verificato una notizia un'ultima ora, no? Fresca fresca. Guarda, ce Cioè. l'ho davanti in questo momento, anche il titolo è Anche il radicale turco, Il segretario. Maurizio Turco, ex deputato da sempre vicino a Marco Pannella e oggi segretario del Partito Radicale, anche il radicale turco smonta la proposta Zan. Non si cancella l'omofobia con le sanzioni. Anni fa la Chiesa era antisemita, ma nessuno ha pensato mai di incarcerare per questo il Papa. Questa è la posizione last minute dei radicali. Aggiungo per chiarezza di comprensione, per completezza di informazione, per chi ci sta guardando, ho invitato Marina Terragni perché Marina Terragni qualche giorno fa, sempre sulla stampa, aveva scritto un contributo in cui segnalava una circostanza ed è lì che io mi sono allertato, perché anche io ho seguito orecchiando la vicenda del disegno di aspettandomi che nei luoghi deputati dove poi le leggi si fanno, cioè il Parlamento, il dibattito fosse a porte aperte e aperto a tutti. Invece dal contributo di Marina Terragni ho scoperto in quell'occasione che una parte del mondo femminile, vi ricordo, le donne sono la maggioranza, no? Ma una parte del mondo femminile, una parte del mondo femminista, parti che possono coincidere, femminile e femminista, oppure non mi interessa. Quello che mi interessa era che la Terragni diceva: ma come Zan, che è colui il primo firmatario del disegno di legge, ha parlato con chiunque del suo disegno di legge, ha parlato persino con i leghisti che sono contrari, ha parlato con Pillon, ha parlato con Fedez, ha parlato con chi? Non ha parlato con questa parte del mondo, non voglio dire l'altra metà del cielo, ma questa parte del mondo. È così, Terragni? Sì, io adesso dovrei fare la conta di quante volte lo abbiamo invitato a un dibattito, a un confronto, lui, anche Cirinnà, ma non ci ha nemmeno degnato di una risposta. E quello che noi diciamo è che il non ascolto e la maleducazione, lo sprezzo, è proprio il primo sprezzo misogino. Quindi vorrei capire come una persona che si comporta in questo modo, tra l'altro con anche organizzazioni storiche del femminismo, come UDI, come Se Non Ora Quando, cioè organizzazioni che fanno parte della storia del partito in cui lui milita. È assolutamente inaccettabile che lui, come dire, continui con questa sordità. L'argomento del giorno oggi, senticchiavo Paolo Mieli stamattina in qualche radio, è: ma dovevano dirlo prima? Ma noi l'abbiamo detto prima. L'abbiamo detto prima di prima, perché noi sono anni che studiamo questa faccenda dell'identità di genere, che è cominciata in Inghilterra. Quindi direi che io almeno dal 2016 leggo, studio, mi informo. Quando si è aperto il dibattito sulla Zan, abbiamo visto questa identità di genere, abbiamo cercato in ogni modo di interloquire. Diciamo, il femminismo non è di sinistra, ma certamente le sue radici storicamente sono lì. Non c'è stato modo. Abbiamo interpellato le donne del PD, i senatori del PD, Zan, Cirinnà, Ricoletta, mesi e mesi, e avevamo cominciato a lavorare già prima che ci fosse il dibattito alla Camera. Quindi dovevate dirlo prima, noi dovevate ascoltare prima. Quindi non possono adesso lamentarsi del fatto che la questione è deflagrata, perché è una questione, voglio dire ai tuoi ascoltatori, che riguarda tutte e tutti, non solo le persone omosessuali e transessuali, perché l'identità di genere è una cosa che va, come dire, interviene sul tema della sessuazione umana, non della sessualità. Quindi non delle tende, anche c'è cioè il tema dell'omosessualità, ma l'identità di genere interviene per dire che ciascuno di noi, alla fine di questa strada dell'identità di genere, c'è la libera autocertificazione di genere. Vuol dire che il sesso di cui nasci, che oggi si dice assegnato alla nascita,
per cui diciamo viene dematerializzato. Non conta, conta come ti percepisci tu. Conta, e quindi tu vai all'anagrafe, questo è il self-ID, vai all'anagrafe o con un atto notarile, dici al mondo e chiedi di essere riconosciuto o riconosciuta del genere da te prediletto o di nessuno dei due generi. Ora questa cosa può anche essere meravigliosa, bellissima, fa parte della proposta post-umana, post-umanista, transumanista, insieme ad altri temi, però sicuramente ne dobbiamo parlare, ne dobbiamo discutere. Tu stessa avevi fatto notare, ma come? Abbiamo discusso anni del divorzio, dell'aborto, delle fecondazioni assistite, cioè temi cosiddetti sensibili, non possiamo saltare questo con un'approvazione come è stata immaginata dai proponenti, praticamente semiclandestina, perché alla Camera è stato approvato in novembre, quando eravamo con le mani nei capelli perché si riempivano di nuovo le terapie intensive, eppure noi già combattevamo. Infatti, guarda caso, i parlamentari della destra conoscono gli argomenti che noi portiamo, perché avevano interesse ad ascoltarci, quindi li conoscono, mentre la sinistra, sai come fanno i bambini quando si tappano le orecchie, più o meno si è comportato in questo modo. Ma persino il PD di Letta, voglio dire, Letta è arrivato alla segreteria, uno dei primi atti è stato quello di dire ci deve essere la parità di genere per quanto riguarda i nostri rappresentanti, ad esempio in Parlamento, e ha fatto sì che i deputati e i senatori avessero come presidenti due donne. Non so Letta, non so Zingaretti, ma avete bussato al Nazareno? Abbiamo bussato al Nazareno di Zingaretti, abbiamo bussato al Nazareno di Letta, abbiamo chiesto cortesemente di essere, ma non l'avremmo neanche pubblicizzato, però uno scambio privato, uno Zoom, oggi si fa molto in fretta. All'inizio sembrava che ci fosse qualche disponibilità, dopodiché spariti tutti, non ti dico tutti, non hanno voluto sentire, non hanno voluto sapere, e probabilmente perché quindi scusami, se dovessi fare un titolo, dico i critici del provvedimento sulla discriminazione sono discriminati, questo è di fatto. Sì, direi di sì. E tutto questo annuncio solenne di apertura, di ascolto da parte del PD di Letta, purtroppo devo dire, noi non l'abbiamo constatato. E infatti stiamo dicendo ad alta voce, noi quel partito non lo votiamo più, ma lo votano, non lo voteranno più persone, donne, come adesso non è giusto che ne faccio i nomi, ma l'hanno dichiarato, che erano nel PC addirittura. Con ruoli di responsabilità, sono state elette nelle istituzioni, non lo voteranno più perché non è accettabile, insomma, una cosa del genere. Sì, ricordo, poi per chi vuole, tutto quello che sto dicendo è sempre soggetto alla verificabilità googolante, andate su Google e quello che vi dico lo potete verificare. Marina Terragni ovviamente per queste sue prese di posizione, cioè semplicemente per dire apriamo le finestre anche del Parlamento, no? C'è la commissione che adesso deve fare i lavori, coinvolgiamo tutte le parti in causa, facciamo le sedute in streaming, convochiamo TV e televisione, cioè facciamolo uscire questa cosa dal questo è un provvedimento che combatte l'omofobia. Chi è contro questo provvedimento, sillogismo aristotelico, è omofobo. No, sono favorevolissimo a tutto quello che sanziona l'omofobia e qualsiasi tipo di atteggiamento violento in realtà. Però vorrei che sui singoli passaggi della legge, siccome, come ha appena ricordato Terragni, non è una cosetta da poco, perché poi gli effetti collaterali sono tantissimi anche sul piano pratico. Sì. L'educazione sessuale a scuola, là dove Marina Terragni mi ricordava qualche giorno fa, tu puoi scegliere se fare o meno l'ora di religione, ma sarai obbligato, se non c'è un chiarimento, a seguire i corsi sull'orientamento sessuale.
parliamone. Perché alla Camera era stato proposto degli emendamenti, forse più di uno, in cui si richiedeva, per esempio, per i ragazzi minori, che ci fosse esplicito consenso da parte dei genitori. È stato respinto anche questo emendamento, che mi pare, io ti dico, io e forse tu, i nostri figli, li manderemmo senza problemi, ma io rispetto chi su queste cose vuole detenere, insomma, il suo primato educativo. Francamente non si può. Va bene che abbiamo i padri in Canada, un padre detenuto a 6 mesi e 30.000 dollari di sanzione, ha dovuto patteggiare perché rischiava 5 anni, perché ha tentato di opporsi all'ormonizzazione della sua bambina di 13 anni. Questo sta succedendo in Canada. Quindi, per dire, l'identità di genere è questa roba qui. Si comincia affermandola, poi diventa self-ID e poi succedono cose come appunto questa che ho menzionato in Canada, di questo signore che ha detto: questa bambina vuole, lui non accettava questa transizione, il blocco della pubertà per poi farla transitare al sesso maschile. Giusto, sbagliato. Lui ha detto: io ho lottato perché non vorrei che un giorno la mia bambina si pente e voglio che sappia che io ho fatto il possibile per evitare questa roba, perché poi prendere gli ormoni anche a 8-9 anni, come succede anche in Italia, perché questa pratica ha corso in Italia. Volevo anche dire un'altra cosa, che in mezza Europa, più di mezza, ci sono leggi efficaci contro l'omotransfobia, più o meno efficaci contro l'omotransfobia, ma l'identità di genere non ce l'hanno mica dentro. Assolutamente. Non ce l'hanno in Spagna, non ce l'hanno in Germania, non ce l'hanno in Inghilterra, dove dopo un lunghissimo dibattito hanno deciso di chiudere la pratica pochi mesi fa, su richiesta degli stessi transessuali, 5.000 transessuali in Inghilterra. Che, come dire, usufruiscono della legislazione già corrente e ne sono più che soddisfatti. Quindi questo è un tema colossale, come abbiamo detto Ivan Illich, hai ragione, nell'84 hai ragione, già parlava di questa cosa, della neutralizzazione, dell'annientamento del sesso, e lo ne diceva che sarebbe stato il più grande cambiamento della storia umana, e lui era un profeta. È stato il padre dell'ecologismo europeo. Quindi siamo esattamente su questa faglia e stiamo guardando giù e dobbiamo decidere se prendere la strada postumana, transumana, oppure, come dire, tenere duro e intraprendere la strada di un neumanesimo. Ecco, questa è anche Guarda, perché, io se posso dire aggiungo. un'ultima cosa, No, al postumano poi, dicevi. quasi ci siamo e ci arrivano un altro paio di virus dalla Cina e il pianeta sarà in mano ai Labrador, perché francamente quando si dice bisogna salvare il pianeta si salva perfettamente. Il virus è un modo del pianeta di salvarsi dai nostri abusi, siamo noi quindi quanto a posto umano basta che abbiamo un po' di pazienza ed entriamo nell'era, spero, dei Labrador, che mi sono particolarmente simpatici. Va bene, io per scaramanzia mi sono toccato la testa, volevo aggiungere una considerazione per quanto riguarda le cose che ha appena detto Marina Terragni, ma per chiarire ulteriormente il contesto. L'ho detto all'inizio, tutto è opinabile, o meglio, prima di arrivare ad un'approvazione definitiva sull'onda emotiva del o prendere o lasciare e chi dice sfermiamoci è omofobo, con tanto di sfilata di svippati che si fanno sulla mano, anche perché sono le classiche cose che non costano niente. Ti scrivi una roba, fai una foto e anche tu, E ciao. no? Stai partecipando al dibattito su un testo, ripeto, che non so in quanti hanno letto dall'inizio alla fine, ma non mi Oddio, interessa. anche se lo leggi, non è che capisci tanto, capito? Però No, anche perché la metà degli articoli è a modifica della legge Mancino, cioè si aggiunge, perfetto, bisogna metterci un attimo la testa, però volevo dire che Marina Terragni è stata bullizzata per aver chiesto che il confronto fosse il più democratico possibile. E Marina Terragni è una signora,
una giornalista, una scrittrice, la quale quando molti di quelli che si scrivono di DDL Zan sulla mano non erano neanche nati, faceva le battaglie per il divorzio, per l'aborto, per la legge sui transessuali del 1982 con i radicali. Quello eravamo in due, io Corleone e un Franco altro Corleone, paio. Noto esponente dei radicali, ma come lei, Paola Concia, la quale ha fatto coming out da quel dì, è sposata con una donna tedesca, la quale si è permessa anche lei di dire, ma forse sul disegno di legge Zan adesso sento che vogliono inserire la misoginia fra i comportamenti sanzionabili, parliamone, shitstorm pure su Paola Concia. Paola Tavella, altra esponente che ha scritto sul Manifesto, su Noi Donne, di ma sinistra, poi ha dei legami molto forti con gli uomini, vabbè, non diamo, sì, no, no, perfetto, ma indipendentemente da tutto, dico, se tante personalità, le quali hanno da sempre fatto in prima linea le battaglie per i diritti civili, hanno alzato la manina e hanno sollevato delle perplessità, ne vogliamo tenere conto o vogliamo liquidare il tutto come sono serve di chi poi? Non perché poi alle spalle c'è sempre qualcuno che le imbecca. Ah, non possono essere donne che in maniera autonoma... No, dicono che siamo omotransfobiche e lì non c'è scampo, perché anche se sei omosessuale hai l'omosessualità interiorizzata, se sei anche transessuale sei un inner transphobic, quindi proprio non c'è scampo. Quindi ti devo dire, io ho ricevuto perfino delle minacce di morte, mi è sembrato un po' tantino, devo dire la verità. Sì, non sì, ho letto, sai, purtroppo... Vabbè, era una persona evidentemente in difficoltà, con dei problemi, tutto quello che vuoi, ma è stato scatenato da Zan, che ha riportato in malo modo una cosa che avevo detto in televisione, in modo da scatenare l'inferno, e puntualmente si è scatenato l'inferno. Ho dovuto ricordare a Zan che le parole sono pietre, come si diceva in tempi... Non, sì, ecco, come no, ma assolutamente sì. Abbastanza attento, quindi lui veramente si è comportato e si sta comportando in modo inaccettabile. Non è casa sua, quando Monica Cirinnà dice sì, sì, parlate pure, ma il testo non si tocca, lo trovo un fatto di una gravità inaccettabile. Monica Cirinnà non è la padrona del paese e noi dobbiamo tutti andare a pulirle i vetri, cioè Monica Cirinnà accetterà la discussione. Tra l'altro io voglio dire, l'attività ostruzionistica della Lega non ci è mai piaciuta tanto, perché sapevamo che avrebbe dato poi fonte delle giuste, legittime proteste, quindi io sarei andata a discutere più francamente, a viso aperto. Però la discussione va aperta, su questo non c'è, è tardi, affari vostri, insomma, dovevate aprirla prima. No, ma poi infatti, questo non è, chiedo scusa, un argomento, vabbè, ormai potevate farlo prima, abbiamo provato a farlo, non ce l'abbiamo fatta, adesso non c'è tempo, preme l'urgenza del fatto che nella società ci sono sempre più episodi, che io poi, per carità di Dio, anche un singolo episodio è gravissimo, io... qui, ma anche in altre parti dove ho la possibilità di esprimere le mie opinioni, ho commentato quel video vergognoso di quel signore che attraversa i binari in una stazione della metropolitana a Roma e va a prendere a sberle due ragazzi che si stavano scambiando effusioni, e ho detto quel signore va preso, va messo in galera e per qualche anno va buttata via la chiave, poi dopo ne possiamo riparlare, quindi figuratevi. Ma poi io sono sempre stato un libertario e, quando l'età me lo consentiva, un libertino. Figuratevi se sono uno che va a questionare, ma proprio zero. Ma quello che non so... però è anche abbastanza umiliante dover, come dire, esibire il proprio pedigree. Adesso ci stavo arrivando, Marina. Ci stavo arrivando. Essere qui costretti a ricordare le proprie grandi o piccole, meritevoli, biografie professionali, ma biografie personali, solo perché il meccanismo di manipolazione del consenso veicolato dal messaggio chi è contro è omofobo ha già fatto danni. Dopodiché tu mi raccontavi che gli stessi sostenitori, promotori del disegno di legge Zan
hanno in mano sondaggi i quali certificano che la maggior, ammesso che le domande non siano fatte in maniera manipolata, perché poi sappiamo tutti come funzionano i sondaggi, non è il tema della domanda, è come la domanda viene formulata sul tema che può variare, però hanno una maggioranza del 54% di Sì, gente a una cui è stato cosa chiesto. così. Sì, perfetto. A Cioè, cui è la stato domanda chiesto. era sei d'accordo con il... E sì, sono pochi, perché 50... Con un battage di questo tipo, con uno schieramento mediatico dello showbiz così grande, quel risultato, ti dico sinceramente, Antonello, io lo trovo preoccupante, ma lo trovo preoccupante anche dal mio punto di vista. Cioè, perché è veramente poco, tant'è che quel sondaggio non è poi stato fatto girare. E quindi, però dico, lo vedi il paese spaccato in due su questa roba? Quindi apri, discuti, fai maturare i convincimenti, no? Invece che, non so, io non so che cosa dire. Tra l'altro penso che il PD si sia messo in una bella trappola, no? Non so come ne usciranno. Perché poi al Senato non so se ci sono i numeri, i renziani, diciamo, hanno una parte abbastanza decisiva nella vicenda, sono riusciti a far cadere un governo, figurati se non sarebbero in grado di fermare una legge. Insomma, è stato tutto costruito in modo, il testo è pasticciatissimo. E poi, ripeto, io lo dico agli ascoltatori, se una legge mi dice che se rubo una mela prendo 5 anni di carcere, io mi so abbastanza regolare sui miei comportamenti, ma se una legge mi dice che se io, come dire, non sono rispettosa dell'identità di genere, io non so esattamente di che cosa stiamo parlando, perché se tu, Antonello, ti percepisci donna, e io insisto a dirti che dire che ti chiami Antonello e sei un uomo, e tu siamo nelle mani dell'arbitrio dei giudici, che credo che sia la cosa peggiore che possa capitare a un essere umano. Quindi la nostra Costituzione dice che l'oggetto di una legge penale deve essere determinato e tassativo, cioè questi sono occhiali, questa è una mano, cioè che cos'è l'identità di genere? Un percepito, viene affermato, è un percepito. Ma io posso mettere un percepito dentro una legge penale, ammesso che io possa legiferare contro l'odio, che sicuramente è un sentimento spregevole, ma appartiene alla natura umana. E quindi, insomma, io direi che c'è tanto, tanto da discutere. Ripeto, in molti, nella gran parte dei paesi europei, queste leggi non ricorrono al concetto di identità di genere. E invece qua è diventato... la sfida principale, e ti ripeto, perfino Emanuele Fiano ieri diceva oggettivamente la questione è delicata. Quindi cosa vogliamo fare? Mi domando. Continuare a battere nei confronti del Parlamento, dei politici, dei cosiddetti nostri rappresentanti nelle istituzioni. Non vorrei usare l'argomento grossolano del sono dei nostri stipendiati, sono Però stipendiati, anche ma sì, dico, non lo voglio usare, però sì, nel hanno senso il che tempo per studiare, hanno il hanno tempo per gli uffici studiare, cioè, studi, gli perfetto, ma archivi. ripeto, la cosa per me, come persona, ma anche come professionista dell'informazione, faccio questo mestiere malissimo dal 1984, quindi qualcosa credo di aver imparato, quindi so come si fanno le campagne, so come si danno le notizie, so come si nascondono le notizie quando lo si vogliono. Ecco, e questo deve essere invece un dibattito nell'interesse di tutti, dei favorevoli e dei contrari, un dibattito che deve avvenire in una casa di vetro, con la chiarezza di quello di cui si parla, di cui si discute, con il confronto fra le diverse componenti, tutte, senza pregiudizi né da una parte né dall'altra, nell'interesse della società italiana. Perché Giusto? magari sulle leggi che regolano le etichettature del Valpolicella possiamo delegare tranquillamente. Su una cosa come questa direi proprio di no, anche perché poi esistono i referendum abrogativi. Se ci vogliamo mettere in questo tunnel di anni, forse meglio di no, no? Non so cosa Allora, dici io tu. ringrazio Marina Terragni, magari avremo modo di riparlarne prima della fine di questo ciclo di conversazioni, vediamo che cosa succede col passare dei giorni.
Di certo, per quanto mi riguarda personalmente, per quello che vale, ripeto, ancora prima del merito, su cui ciascuno di noi può avere le sue legittime opinioni sul merito, ma è il metodo, è il metodo. Non si fanno le leggi dicendo chi è contro è un razzista, è un omo, non si fanno le leggi perché è urgente farlo, è urgente, benissimo. C'è anche qualcuno che dice, certo, tutto è urgente, lo ius soli è urgente. È urgente anche l'endometriosi femminile che non Ma è viene. urgente Le vaccinare tutti urgenze contro sono tante, ecco. il papillomavirus, è urgente vaccinarsi contro il Covid, è urgente la cassa integrazione, è urgente discutere del blocco dei licenziamenti. Ce ne poi sull'ordine delle priorità di queste urgenze potremmo fare un ulteriore dibattito. Insomma, la morale della favola è: non fate intorno a un provvedimento così importante un dibattito a porte chiuse nel nome del chi è contrario è omofobo. Io non lo accetto e neanche Marina Fascista, Terragni. Va fascista. bene, grazie Marina, buon lavoro, ci risentiamo, rimaniamo in Ciao. collegamento. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, ci rivediamo alle 10 con me domani sulle fonti, voi continuate a seguirle invece tutto il giorno. Buona giornata. Ciao.